Benvenuti su New Insurance, la trasmissione delle Fonti TV. Questa puntata parliamo dell'impatto della IDD sulla distribuzione e ne parliamo con Enea Dall'Aglio, partner di MBS Consulting, e con Luigi Piganotti, presidente di ACB. Buonasera. 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 Questa è l'inizio, è la prima di una serie di puntate che dedicheremo proprio ad approfondire anche questa direttiva europea e qual è stato il reale impatto e quale sarà più che altro, perché adesso è proprio all'inizio, no? Essendo stata approvata in ottobre, però quale sarà il reale impatto? Introdotta in vigore in ottobre. Sì. Entrata in vigore in ottobre, giustamente. Sì. E quale sarà il cambiamento che apporterà al settore assicurativo, che pare che sia un cambiamento comunque profondo, accompagnato anche da tutta un'evoluzione tecnologica che è dirompente, per cui diciamo che è un cambiamento sia di procedure, di modalità di porsi nei confronti del mercato, quindi con molta più trasparenza e con prodotti assolutamente che devono essere, secondo la direttiva, proprio prodotti adeguati e giusti per il cliente, come una forma di tutela del mercato, e accompagnato anche da tutta una serie di diciamo innovazioni tecnologiche che faciliteranno, anzi renderanno molto più unita la distribuzione con l'organizzazione delle compagnie. Sì. Diciamo che uno delle prime aspetti che è molto in cui le compagnie si stanno cimentando, ma anche la rete distributiva, è quello della product oversight governance POG. Ecco, Enea Dall'Aglio, ce ne lo spieghi e vediamo un po' che cosa porta questa nuova procedura che avvicina anche la IDD con la MIFID. Ecco, un'introduzione informativa per chi in questo momento ci sta ascoltando, visto che abbiamo usato delle sigle, IDD, che vuol dire appunto la nuova normativa che supera la vecchia normativa sull'intermediazione assicurativa e riguarda delle responsabilità dei distributori ma anche dei produttori di assicurazione. Questa distinzione tra produttori e assicuratori è una delle chiavi che caratterizzano questa normativa. L'altra sigla che è stata utilizzata è POG, Product Oversight Governance, che vuol dire che in capo a questi soggetti ci sono responsabilità sul governo dei prodotti. Con uno scopo molto importante, che è una cosa nuova nella normativa assicurativa, in genere finanziaria, del nostro paese e dei paesi europei, cioè il fatto che i prodotti devono essere disegnati per specifici market target, cioè per specifici profili di consumatori. Si potrebbe dire, parafrasando, che le compagnie sono obbligate ad avere più cultura di marketing al proprio interno, cioè non soltanto affidare agli intermediari l'adattamento delle polizze assicurative che tradizionalmente sono pensate in maniera generalista, il ramo incendio, il ramo infortuni, il ramo malattie, il ramo furto, eccetera, lasciando appunto, come dicevo, agli intermediari il compito di adattare le soluzioni di volta in volta al cliente che hanno davanti, ma sin dal disegno originario del prodotto e fare in modo che esso corrisponda a dei bisogni che quindi la compagnia deve dimostrare di aver adeguatamente studiato. Questo è importante, è una normativa che affida dei compiti anche abbastanza precisi e che induce a fare ricerca, per esempio, induce preliminarmente a porsi il problema di che cosa servirà effettivamente ai diversi target. Poi vorrei dire, è una normativa di indirizzo a molte aree, come dire, non definite, secondo me anche giustamente, perché la normativa deve specificare quali sono gli scopi fondamentali e poi deve lasciare a ogni compagnia e a ogni intermediario quella di interpretarli in piena buona fede, no? Comprendendo qual è il significato generale di questo indirizzo. Non per essere troppo preciso, l'ha chiamata una procedura. Ecco, io credo che il senso di questa normativa è proprio di non ridurre le cose a una procedura. Ci sono certamente tante procedure, bisogna dimostrare, no? che si è fatto un adeguato studio delle esigenze del consumatore e che periodicamente le imprese revisionano la propria gamma dei prodotti
per adeguarsi all'evoluzione dei bisogni dei consumatori, ma quello che conta è veramente la strategia generale, l'indirizzo di fondo. Quindi possiamo dire che è anche un processo. È un processo molto, ecco, è un processo strategico. L'IVAS, cioè l'autority di vigilanza, attraverso la legge, chiama le imprese e gli intermediari a orientare tutte le proprie strategie, tutto il proprio modo di lavorare, l'organizzazione, come lei diceva, e la propria catena produttiva e distributiva a orientarsi di più sui bisogni di singoli market target, cioè profili di consumatori. Ecco, Viganotti, sono stati chiamati gli intermediari a collaborare con le compagnie? Finora no, perlomeno, dipende da che cosa si intende per collaborazione. In realtà in Agna c'è un tavolo di lavoro al quale partecipiamo anche noi rappresentanti degli intermediari sul POG o sulla POG, perché qualcuno la chiama maschile e qualcun altro alla femminile, per verificare, io sono d'accordo con il dottor Dall'Aglio che non è una procedura, è un processo, però alla fine purtroppo si scende in una procedura. Perché? Perché la normativa chiede sia da un lato ai produttori, ovvero le compagnie, dall'altro ai distributori, a me piace di più chiamarli intermediari ancora, di seguire determinate regole. E per seguire le regole bisogna per forza di cose scrivere delle procedure alle quali attenersi. Giustamente quello che si chiede in questo processo è quello di portare il produttore e il distributore, ovvero l'intermediario, alla soddisfazione delle esigenze del cliente. Perché il POG non abbraccerà solo il consumatore classico, colui che viene definito consumatore, ma sicuramente si allargherà anche in altri settori merceologici e settori di rischio come i professionisti piuttosto che le piccole e medie aziende. Coloro che sono fuori dal processo POG sono solo i cosiddetti grandi rischi. Ecco, però all'interno di questo, per gli intermediari, cambia moltissimo nella gestione quotidiana sia dell'approccio nei confronti del proprio cliente o del possibile cliente, sia nell'organizzazione della propria azienda. Ecco, per voi gli aspetti più critici quali sono in questo processo? Secondo me gli aspetti culturali, perché oggi il mondo assicurativo non è fortemente orientato al mercato. E non lo è sin nel disegno generale delle strategie di sviluppo. Vuole un dato che è il più importante di tutti. In ultima analisi, noi da tanti anni abbiamo grossi problemi nel settore assicurativo a causa del dato che sto per citare. L'assicurazione è diventata un'industria di massa dal 1971, quando è entrata in vigore la responsabilità civile auto. Grazie all'RC Auto l'assicurazione è entrata obbligatoriamente nelle case di tutti gli italiani. Bene, da allora il mercato assicurativo, per tutto ciò che non è obbligatorio, ha raggiunto poco più del 30% delle famiglie. Soltanto il 35-36% delle famiglie hanno piccole coperture assicurative sull'abitazione, gli infortuni, qualcosina alle malattie, eccetera. Cioè il nostro è ancora un settore, un'offerta, un'industria posizionata sulle imprese da una parte, sulle famiglie benestanti dall'altra parte. Non vorrei qui parlare non vorrei aprire il dibattito sui motivi di questa difficoltà, ma certamente esse mettono in campo anche la capacità dell'offerta di raggiungere il mercato, a partire già come l'offerta concepisce se stessa, come disegna, quindi non soltanto i prodotti come pezzi di carta, le polizze, ma proprio il prodotto come proposizione di offerta. No? E io spero che le imprese prendano fino in fondo, sul serio, l'ispirazione di questa normativa, che poi viene dal mercato, per differenziare di più i prodotti e le filiere distributive che raggiungano i consumatori. Noi oggi raggiungiamo i consumatori con un sistema distributivo qualificato, professionale, i broker, gli agenti di assicurazione, a cui recentemente si stanno aggiungendo, ci sono da tempo, però si stanno sviluppando soltanto recentemente le banche per quanto riguarda le coperture danni, no?
Però ancora non abbiamo messo a punto filiere distributive che con la necessità di efficacia, efficienza e anche con, come dire, disegni di copertura i cui costi siano sostenibili da consumatori giovani, da consumatori poco abbienti, no? Permettano effettivamente di raggiungere e di sviluppare il mercato. Noi dobbiamo ancora sviluppare un mercato di massa. Quindi Dall'Aglio ha individuato il salto culturale come un aspetto critico. Io sono perfettamente d'accordo del salto culturale che deve esserci in tutte le componenti, non solo da parte del possibile assicurato che deve capire la percezione del rischio e il trasferimento del rischio, ma a partire dai produttori, quindi le compagnie, agli intermediari, il salto culturale ci deve essere nella fiducia, prima di tutto, e nella creazione di prodotti assicurativi che possano veramente soddisfare le esigenze e aprire il mercato. Perché in Italia noi abbiamo un grandissimo problema, che è un mercato molto ristretto, ma molto ristretto non solo perché gli assicurati non capiscono che hanno bisogno di assicurarsi, ma anche perché abbiamo bisogno di prodotti assicurativi studiati ad hoc per determinate fasce di assicurati e fasce di rischio. Oggi io credo che siamo un pochino carenti da questo punto di vista ed ecco quindi che il salto culturale, cioè la maggiore collaborazione tra tutti i comparti, tra tutti coloro che fanno parte del comparto assicurativo, può solo fare del bene al comparto assicurativo, cioè trovarci domani veramente ad aprire il mercato come già succede in altri paesi. E questi strumenti che ci vengono forniti dalla nuova IDD ci danno questa possibilità. Se noi siamo bravi e siamo capaci di, fra virgolette, mi passi il termine, sfruttare queste possibilità, ecco che allora abbiamo sicuramente centrato il problema. Ecco, possiamo dire che la IDD, tra le altre, spinge verso una visione allargata della distribuzione. Assolutamente. Ha introdotto anche la figura di questi intermediari accessori. Sì. Chi sono esattamente questi intermediari accessori? Brevissimamente, sì, è una nuova figura, diciamo una nuova figura che viene così certificata con la IDD, perché c'era anche prima, sotto altre spoglie, ma c'era anche prima. Intermediario accessorio è colui che per sua natura non esercita l'attività di distributore del prodotto assicurativo o di intermediazione assicurativa, quindi l'azienda produttrice di qualsiasi bene o servizio può diventare un intermediario accessorio se decide di unire al prodotto o al servizio che offre al proprio cliente anche il settore assicurativo e quindi unire delle coperture assicurative con delle limitazioni ovviamente, che può utilizzare e può offrire al proprio cliente solo coperture assicurative che si riferiscano al prodotto o al servizio che loro offrono, cioè devono essere complementari, quindi se un produttore di biro non può offrire una polizza assicurativa, intanto non potrebbe offrire l'RC e le polizze vita, a meno che non si scenda in determinate situazioni, però di norma non lo potrebbe fare. Però quello che può fare è offrire una copertura a tutela della biro che lui produce, della penna che lui produce, se si guasta, se provoca un danno mentre un tizio la sta utilizzando. Ecco, questa è la figura dell'intermediario accessorio. Dicevo che c'era già prima perché prima era una figura che faceva parte dell'elenco di coloro che erano iscritti nella sezione E del RUI per conto di un broker o di un agente, quindi un cliente, tipo per fare l'esempio uno spedizioniere che offrisse la copertura assicurativa ai propri clienti, poteva essere iscritto nella sezione E. Domani, anzi oggi, perché entrata in vigore il 1° di ottobre, lo può fare direttamente, può scegliere di farlo direttamente e di non transitare più attraverso l'intermediario tradizionale. Questo sicuramente l'intermediario accessorio amplia, come dire, l'offerta, sicuramente, perché interverranno anche figure che fino ad oggi non hanno mai pensato al comparto assicurativo. Amplia la possibilità di offerta al cliente, quindi amplia non solo l'intermediario tradizionale, broker, agente,
la banca o il digitale, ma ci sarà anche un'ulteriore figura, quindi il mercato si apre. Si mette una figura che si pone in concorrenza con l'intermediario tradizionale, agente, broker, oppure sì. Che viaggia su... No, si pone in concorrenza o, se sceglie diversamente, può restare a collaborare con un broker o con un agente, però di fatto è un ulteriore concorrente. Sicuramente quello che noi auspichiamo è che tutti quanti con questa nuova normativa possano porsi di fronte al cliente in modo molto professionale, quindi con cognizione di causa, con conoscenza della materia assicurativa e soprattutto con la capacità di individuare le necessità e le esigenze del cliente. Perché sta a noi intermediari spingere il cliente a spiegarsi e a far capire di che cosa ha bisogno, perché molto spesso il cliente non ci pensa, quindi sta a noi. Ecco, io mi auguro che la figura degli intermediari in senso generale vada sempre di più verso questa direzione. Mi permetto un'osservazione di lungo termine. Noi adesso vediamo l'intermediario accessorio come una nicchia, fondamentalmente, una parte piccola del business assicurativo. Ma perché? Perché siamo abituati a delle filiere verticali. L'assicurazione venduta dagli assicuratori, la banca che distribuisce i prodotti bancari, l'industria automobilistica che attraverso i concessionari vende le automobili. E se noi guardiamo quello che sta accadendo nei settori industriali più caratterizzati dalle tecnologie digitali, pensiamo ai telefonini, no? Vediamo che i settori iniziano a scomparire, cioè si scompongono. La tecnologia digitale permette la scomposizione di qualunque cosa e la sua ricomposizione attorno a degli oggetti nuovi. In un telefonino lei trova internet, la telefonia, la macchina fotografica, ma trova soprattutto i contenuti, trova l'industria della produzione di animazioni, trova la musica, trova tutto. L'editoria trova collassata dentro questo nuovo business integrato fatto di servizi, tecnologie e tecnologie di diverso tipo, quelle della telecomunicazione, quelle anche dell'operatività digitale classica, i computer. Ecco, io credo che il destino dell'assicurazione sarà sempre più quello di scindersi e di ibridarsi, per sviluppare se stesso ovviamente, con altri settori. Sempre più, ad esempio, la rivoluzione appena iniziata nella mobilità, nel settore automobilistico, permetterà di fornire servizi, tra cui quelli assicurativi, insieme all'automobile. Sempre più la parte sanitaria dell'assicurazione si confonderà con i servizi sanitari veri e propri, di cui in Italia abbiamo sempre più bisogno. Pensate alla mancanza di un'adeguata rete, per esempio, di servizi in un paese di anziani, di servizi per un'assistenza domiciliare qualificata. A noi manca un'infinità di servizi che saranno il business di domani, il business di domani, il business per un mercato maturo, fatto di bisogni evoluti. No? Pensate a quanto poco in Italia, nonostante siamo un paese avanzato dal punto di vista sanitario, si fa prevenzione, per esempio. Assolutamente. No? Noi non abbiamo dei servizi di prevenzione personalizzati. No? E come l'assicurazione potrà svilupparsi enormemente integrandosi con questi servizi. Non che si arrivi a questo attraverso l'intermediario accessorio, per carità, però è un'apertura legislativa molto importante, perché permetterà domani di creare servizi ibridi, di cui una componente è quella assicurativa, indipendentemente anche da chi li distribuisce. Quindi ecco, possiamo dire che più che evoluzione di prodotto si deve parlare di evoluzione di servizio. Di sistema. Sì, di sistema, ecco, io mi permetto semplicemente di diciamo di aggiungere questo. Sì. Io sono perfettamente d'accordo che il mercato si deve ampliare, cioè non possiamo restare a 20 anni fa, assolutamente. Però dall'altra parte noi dobbiamo sempre tenere molto ben presente la situazione del nostro possibile assicurato. Allora, e del resto sia la IDD che le normative recenti emanate dall'IVASS puntano su che cosa? Sulla consulenza al cliente. Allora, la consulenza è una cosa seria. Ci arriviamo. Volevo però partire un attimo per spiegare un po' meglio anche questa evoluzione che va verso la direzione dei servizi, quindi i prodotti comunque cambiano perché si devono contemplare anche tutta questa parte di servizio. Poi arriviamo alla consulenza.
Ma per completare il pensiero di prima, che mi rendo conto possa essere non del tutto gradito dal punto di vista No, no, dell'intermediazione no, professionale. no. No, ma infatti lei sa quanto io tenga la consulenza professionale. Però io penso che un domani lei troverà il servizio assicurativo dentro altri servizi, sempre più ibridato con altri servizi, lo troverà anche in forme professionali più ricche da parte di intermediari assicurativi professionali, no? E lo troverà forse anche in forme più di massa, in termini di microassicurazione, no? Acquisibile anche da parte di profili di cittadini che non hanno la capacità di spesa. Del classico assicurato italiano oggi che appartiene a quel 30% di assicurati, perché c'è il 70% dei non assicurati. Ecco, io credo che esplorerà tantissimo la gamma non soltanto dei prodotti, ma delle modalità di porgere il prodotto, vuoi con l'intermediazione professionale basata sulla consulenza, vuoi combinato con altre cose, con altri servizi e vuoi anche in forme smart, vogliamo chiamarle così, in forme semplici, in forme immediatamente acquisibili attraverso soluzioni online da parte di consumatori che hanno bisogni molto limitati e capacità di spesa limitate. Quindi arriviamo È appunto come all'argomento prospettiva di della lungo termine, consulenza, come capita? No, prospettiva di non lungo avete termine. Sono posto. d'accordo, cioè io non ripeto, sono per l'allargamento completo del mercato e per ulteriori servizi. La preoccupazione mia è che in questo momento siamo pronti per queste cose? Abbiamo i prodotti assicurativi adeguati per lavorare con questi sistemi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è chiunque approccia il mercato assicurativo in tema di distribuzione. È pronto? Ha il know-how, ha l'organizzazione diciamo che ci può portare verso queste cose, perché il pericolo che io vedo in questo momento è che sì, io offro dei servizi, ma se non devono essere servizi fini a se stessi. Mi spiego. Se io do un servizio assicurativo, io quando vado ad acquistare un telefonino in un negozio, già oggi mi offrono. Vuole assicurarsi il telefonino se si rompe, se glielo rubano? Sì, però io sfido, senza nulla togliere per carità, al personale che è dietro il banco, che per sua natura conosce molto bene tecnicamente la parte di telefonia, ma magari non conosce bene la parte assicurativa, la deve spiegare al cliente. Certo. Questo è il pericolo che io vedo in questa fase. La consulenza è un'altra cosa, diciamo, perché la consulenza possiamo parlare in sede di professionisti, in sede di aziende. Dottor Dallario citava prima dei dati. Se noi andiamo a vedere in Italia, parlando di aziende, per esempio, non del consumatore, dei dati che riguardano un rischio su tutti, no? I danni indiretti in un'azienda. Noi siamo il paese che credo in Europa ha il 2% delle nostre aziende assicurate per i danni Da indiretti. interruzione del business. Interruzione d'esercizio. Questo la dice tutta, no? La dice tutta sulla cultura di cui parlavamo prima, sull'offerta che noi abbiamo, senza entrare nel merito, nel dettaglio, se parlare di business interruption con fissa, non fissa, sul margine di contribuzione o cose di questo genere che sono tecniche. Però ecco, è qui dove noi dobbiamo lavorare. Prima, secondo me, in un progetto a lunga gittata, sicuramente, dove arriveremo al pari di altri paesi dove le coperture assicurative che hanno già maturato un'esperienza e che quindi sono sicuramente pronte per soddisfare le esigenze di una fascia di clientela, ma oltre a quello anche tutti coloro che, diciamo così, fanno parte del mondo sono pronti. Non so se riesco Sì, no, a... ma si è spiegato bene. Diciamo Ecco. che comunque tutto, anche gli investimenti tecnologici, anche l'apertura, la concorrenza un po', la concorrenza internazionale che poi spinge anche verso una concentrazione del settore assicurativo, porterà comunque a
uniformare e a prepararsi in fretta, no? Sì. Quindi ad accorciare questi tempi. Cioè adesso ci si interroga ancora se siamo pronti o no, però penso che la risposta cioè, sarà data dall'esterno probabilmente. Da una maggiore competizione. Da una maggiore competizione. E anche dal fatto che, secondo me, lo sviluppo di business, mi permetta la franchezza, assolutamente, che farà antagonisti alla distribuzione professionale, costringerà paradossalmente la intermediazione professionale a qualificarsi e a svilupparsi ancora di più. Prima il dottor Viganotti faceva un esempio, secondo me, molto significativo: l'interruzione del business, l'interruzione dell'esercizio dell'impresa. Soltanto il 2% di imprese sono assicurate. Cos'è che manca? Che tipo di consulenza permette all'imprenditore di capire l'impatto fondamentale di un'assicurazione, no? Sul fatto che quando succede qualcosa, un incendio, una calamità naturale, eccetera, non ho soltanto un danno diretto, ma anche delle conseguenze tremende, no? sulla produzione, sul mercato. Ma che tipo di consulenza può far comprendere queste cose? Ecco, una consulenza tutta concentrata sul business dell'impresa, una consulenza in grado di far capire quali sono i rischi dal punto di vista del cliente, dal punto di vista dell'azienda cliente. Non è la competenza di prodotto, noi i prodotti li abbiamo, no? Abbiamo i prodotti, oramai l'Italia ha tutti i prodotti per il solo fatto che siamo un sistema integrato, no? Sì, in effetti una consulenza che si orienterà molto di più al cliente. Una consulenza orientata al cliente, quindi il problema, che sia impresa o persona. Diciamolo chiaramente, io non credo che ci sia forte il rischio, come dire, di perdere opportunità di mercato perché le compagnie, no, saranno indotte a fare il mestiere dell'intermediario, sì. Cioè a disegnare i prodotti già fruibili dal consumatore. C'è poco da perdere su questo piano, lo dicevamo prima, il 70% degli italiani non sono assicurati. Cosa volete perdere? Un mercato che non c'è, non è questo il rischio. Invece c'è soltanto un'opportunità, da un lato raggiungere quel 70%. Dobbiamo chiudere la nostra sessione. Ecco, ma io da lato prodotti per essere comprati dai consumatori. Se posso, prodotti se per posso fare comprati. Una battuta, ecco. Sono perfettamente d'accordo con il dottor Dall'Aglio. Io posso dire solo questo, cioè d'ora in poi la consulenza non deve essere una consulenza mirata alla vendita, ecco, ma mirata alla soddisfazione delle esigenze e delle necessità del cliente, che è un concetto molto diverso rispetto a oggi. E questo, rientrando solo per un attimo in quello che abbiamo detto all'inizio, ecco perché io all'inizio parlavo di cambiamento culturale di tutto il comparto, perché d'ora in poi, per fare un esempio molto pratico, le compagnie di assicurazione non potranno dire: io ho fatto questo prodotto, spingi la vendita di questo prodotto. Sarà esattamente l'opposto. Cioè il cliente, il consumatore o l'azienda ha questa necessità. Compagnia, studia il prodotto che soddisfi questa necessità. Bene, direi questo che su questo ci fermiamo e poi dedicheremo un'altra puntata, un ulteriore approfondimento per quanto riguarda la consulenza. Ringrazio molto Enea Dall'Aglio, partner di MBS Consulting, e Luigi Viganotti, presidente di ACB. E arrivederci a tutti alla prossima puntata. Buonasera. Grazie. Buonasera a voi, grazie.